900 fabbriche, 11 milioni di sedie all'anno, 15.000 unità lavorative, come dicono oggi per dire operai, il 60% della produzione esportato. Questa la realtà dell'industria del legno nel triangolo che, facendo vertice su Manzano, raggiunge Rosazzo da una parte, San Giovanni al Natisone dall'altra. Una delle più alte concentrazioni di reddito, di capacità imprenditoriale, di inventiva artigianale ed anche, ovviamente, di lavoro nero di tutto il Friuli, e non del Friuli soltanto. Un paese con fabbriche, da certe, che sono poco più di un capannone passato di mano in mano, ad altre quasi provocatorie nel loro ergersi contro il cielo, ad altre discrete, quasi casalinghe, che hanno ancora la vigna dove sono sorte, o la vigna naturale. Un paese con fabbriche, ma anche sospeso tra un passato ormai irripetibile di cristiana, solidale rassegnazione e le laiche, dure, aggressive leggi della produzione e del consumo. Contrasti tra vecchie trattorie ancora col pergolato e nightclubs più o meno esclusivi, sicuramente pacchiani, tra vecchi, miti cavalli da traino e macchine di padroncini filoasburgici. Intanto con sbagli, come un passaggio a livello che ogni mezz'ora spacca il traffico in due. È un sottopassaggio nuovissimo, costosissimo e praticamente inutilizzato. Manzano.